Io sono molto fiero e ti ringrazio infinitamente. Che sia il migliore ed il più bravo intrattenitore televisivo che abbiamo al momento in Italia. Lo adoro, mi piace moltissimo. Beh, ma questa è la prova provata che l'Occidente non ha nessuna intenzione di finirla questa guerra. È chiaro che uno potrebbe anche pensare, ma non ho capito, ma allora uno non è libero. Erano stati presi degli accordi di non espansione della NATO, erano presi degli accordi che dall'Occidente non sono stati rispettati. Dopodiché, speriamo bene, meglio. E soprattutto si fanno le cose che ti piacciono. Sembra che oggi sia diventato quasi un peccato, cioè, come dire, un peccato mortale. Cioè, come dire, sembra che i soldi siano il diavolo. Non so, è come se la gente povera fosse buona e quella ricca fosse cattiva. Io sinceramente è una cosa che non comprendo. Penso che i soldi, se chiaramente utilizzati con coscienza, possano aiutare a vivere bene, non sono sicuramente un fine, ma sono senza ombra di dubbio un mezzo per raggiungere determinati obiettivi. Tra questi anche aiutare le persone che ami a vivere una vita migliore, o anche aiutare in generale. Insomma, io penso che il raggiungimento di una ricchezza, chiamiamola così impropriamente, o libertà finanziaria, sia un dovere di ciascuno di noi. Poi ognuno la pensa come gli pare. È così, è lo Stato che ti impone di arrenderti, lo Stato ci vuole sottomessi, ci vuole arresi, ci vuole succubi, ci vuole schiavi delle carte di credito, revolving, dei mutui, dei debiti con le banche, perché chiaramente in questo modo siamo molto più manipolabili per quello che riguarda i consumi, per quello che riguarda il voto. Un cittadino libero non è manipolabile perché è libero, e quindi la libertà finanziaria serve anche a questo. È questo che io intendo quando dico che abbiamo il dovere di cercare una strada, poi magari non la troviamo, però abbiamo il dovere di cercare una strada che ci possa portare alla libertà finanziaria, proprio per quello che dici tu. Per smetterla di essere genitori arresi in uno Stato che ti impone di arrenderti e quindi insegna ai tuoi figli ad arrenderti, loro insegneranno ai loro figli ad arrendersi, ed è un gatto che si morde la coda.